Camillo Ricordi è il direttore dell'Istituto di ricerca sul diabete di Miami in Florida e lui lo pronostica come evento prossimo. La fine di questa malattia, sto parlando del diabete, sarebbe una notizia sorprendente. Anche perché è una malattia che colpisce decine di milioni di persone in tutto il mondo ed è forse la malattia più in espansione sul pianeta. Questa potrebbe essere una scoperta davvero straordinaria, ma ce la facciamo raccontare dallo stesso professor Camillo Ricordi, che è qui con noi. Allora, cosa significa la fine del diabete, professor Ricordi? Ma è un obiettivo di importanza fondamentale, perché sappiamo oggi che l'insulina, i dispositivi bioartificiali, le pompe, i meccanismi per la rilevazione della glicemia sono importanti, aiutano nella vita e nella quotidianità di ogni giorno, ma non saranno mai come la sostituzione biologica del pancreas e il ripristino della funzione persa nel diabete o compromessa, che è la produzione di insulina. Per cui, di fronte a questa epidemia che ormai ha raggiunto un livello pandemico a livello mondiale, con 350 milioni di persone proiettate da diventare 500 milioni, bisogna realmente impegnarsi per una cura e non per dei cerotti su una ferita che non si rimargina mai. Allora, professore, lei l'ha accennato, ma spieghiamo un pochino meglio a che cosa è dovuta la perdita di efficienza del pancreas, cioè quando l'insulina non si produce più, cosa accade nel nostro organismo? E poi non c'è un solo tipo di diabete, ce ne sono due, diabete di tipo 1 e diabete di tipo 2. Sì, esatto, è importante fare una distinzione fondamentale tra il diabete di tipo 1, che è la forma più grave che colpisce spesso in età giovanile, ma può colpire a tutte le età, che è dovuta a una distruzione del pancreas endocrino, delle cellule che producono insulina, da parte del nostro sistema immunitario che impazzisce e inizia ad attaccare parti del nostro corpo. Mentre il diabete di tipo 2, quello più legato all'età adulta tradizionalmente, ma che purtroppo colpisce sempre soggetti più giovani per l'obesità infantile, è legato anche alla dieta e allo stile di vita. E quindi ci sono importanti prospettive nella prevenzione di questo tipo di patologia. Ecco, è il momento giusto quindi per ricordare il procedimento appunto di estrazione del pancreas e delle cellule beta appunto produttrici di insulina, che lei stesso ha messo a punto 25 anni fa. Sì, nell'88 è stato pubblicato per la prima volta, è un metodo che consente il disassemblaggio progressivo del pancreas mediante una miscela di enzimi che permettono la liberazione di questi grappoli di cellule, che sono le cellule contenute nelle isole di Langerhans, le cellule che producono insulina, che poi vengono purificate, permettendo poi un trapianto che a quel punto diventa molto semplice, perché è come una trasfusione di sangue. No, viene fatto da un donatore multiorgano al soggetto diabetico, perché il soggetto diabetico non ha più cellule che producono insulina. Il pancreas bioartificiale a cui si sta lavorando oggi ha questo aspetto, ve lo faccio vedere, ha l'aspetto di una monetina, è grande così, ecco, questa è la telecamera, ecco, e si applica qui praticamente, dico bene? Sì, all'interno. È una nuova piattaforma tecnologica per consentire di trapiantare le cellule che producono insulina in un spazio limitato, dove si possa proteggere queste cellule dall'attacco del sistema immunitario mediante nanotecnologie, ingegneria tessutale, rilascio di molecole a livello locale, permettendo di evitare l'uso di farmaci antirigetto che oggi limitano molto il trapianto di isole come viene effettuato oggi in presenza di terapie immunosoppressive, quindi limitato ai casi più gravi di diabete di tipo 1. E questo organo bioartificiale che abbiamo visto appunto in questo momento viene protetto dalla nanotecnologia, giusto? Sì, abbiamo, di che cosa si tratta? Abbiamo diverse piattaforme tecnologiche, una collaborazione internazionale che coinvolge biologi molecolari, ingegneri tessutali, nanotecnologie. Lo vogliamo vedere mentre lei parla, sì. Abbiamo un videodisco, pratica, così lo commentiamo. Si tratta di creare una casa per queste isole, le cellule che producono insulina, dove poi è possibile difenderle a livello locale senza però diminuire le difese del corpo umano verso infezioni, cancro e altri patogeni. Per cui si usano un rilascio locale di molecole protettive, si favorisce la difesa delle isole anche con queste specie di nanovernici, una specie di scudo invisibile che protegge le isole dal sistema immune, ma permettendo di rilasciare insulina minuto per minuto a seconda dei livelli di glicemia. È poi possibile rilasciare molecole antinfiammatorie e che bloccano la reazione immune a livello locale senza dover ricorrere alla immunosoppressione sistemica.
in questa casa le isole vengono rivascolarizzate, ci sono nuovi capillari che vanno a nutrirle, si possono trapiantare cellule come le cellule staminali mesenchimali per proteggerle ulteriormente e favorire la loro funzione a lungo termine. Sorprendente. È una piattaforma molto integrata, ma molto inizierà a essere testata a livello clinico entro i prossimi 12 mesi. Non avete fatto ancora esperimenti sugli esseri umani? Sugli esseri umani ci sono componenti, cioè ormai il trapianto di isole con i farmaci antirigetto è stato stabilito e approvato in Canada, Inghilterra, Svizzera, abbiamo finito il trial di fase 3 negli Stati Uniti, però richiede ancora farmaci antirigetto. Ora abbiamo chiesto il permesso all'FDA per fare i primi impianti di questa moneta, di questo mini organo che dovrebbe fatto partire. Vedere. Allora, la ricerca clinica non lavora solo per amore di conoscenza, ma per le persone che nel mondo attendono cure efficaci per i loro disturbi, specie se cronici. Queste sono le sue parole. Allora, per non tradire queste aspettative, che cosa si deve fare? Ma bisogna favorire la collaborazione internazionale, la ricerca senza frontiere. Non basta poi provvedere finanziamenti e risorse per queste ricerche, bisogna anche lavorare insieme per eliminare i blocchi e gli impedimenti alla ricerca per una cura. Sta diventando sempre più complicato poter sperimentare terapie soprattutto cellulari che spesso vengono paragonati a farmaci, imponendo delle regole che sono non solo costose ma impongono dei tempi di una decina d'anni per sperimentare una nuova tecnologia. Quindi bisogna lavorare insieme non solo fra gli scienziati ma anche con le istituzioni e le agenzie regolamentari. Allora, lei sostiene in questo libro che possiamo mostrare, che ne ha scritto a quattro mani insieme alla giornalista scientifica Daniela Ovadia, che la fine del diabete è ormai prossima, se insomma la fase sperimentale verrà finalmente avviata con successo, come tutti si augurano, immagino, però lei auspica un migliore e maggior uso e possibilità di accesso alle staminali. Che vuol dire? Perché? Perché le cellule staminali saranno quando si potrà fare la terapia senza farmaci antirigetto. Improvvisamente tutti vorranno un trapianto di cellule che producono insulina, non soltanto i casi più gravi come oggi. Per cui è importante che fin d'ora sviluppiamo delle fonti inesauribili di cellule che producono insulina. Ci sono dei passi avanti enormi nel campo delle cellule staminali. Presenterò oggi pomeriggio in Vaticano al congresso sulle staminali proprio queste tecnologie. E quindi è necessario non solo favorire questa ricerca ma anche permetterne la sperimentazione. Cioè, è un momento molto attuale, molto controverso oggi in Italia, sì, col caso sì. Stamina, ma in tutto il mondo ci sono oggi 304 trial clinici con cellule mesenchimali staminali, per cui si tratta di vedere come favorire questa sperimentazione senza abusarne nel rispetto della sicurezza. La fine del diabete vicino, però come si fa a tenerlo a bada? Cerchiamo di rassicurare un po' di persone che ci stanno anche guardando, che soffrono di questa patologia. La fine del diabete è vicina nel senso che facciamo il percorso necessario per arrivare all'eliminazione della malattia, però finché non ci sarà una cura definitiva è necessario impegnarsi per controllare i livelli di glicemia al massimo, il meglio possibile. La Fondazione Italiana Diabete sta organizzando dei corsi chiamati Mastering Your Diabetes che permettono l'autogestione ai pazienti di imparare con un corso intensivo che dura 4-5 giorni di gestire al meglio la malattia nell'attesa di una cura definitiva. Lei sta andando in giro per fare una serie di lezioni, lectio magistralis, non soltanto in Italia, ma lo fa in giro per il mondo. Come viene accolta la sua tesi? Ma sta andando, è stato molto interessante, grazie alla Fondazione Sigma Tau che ha sponsorizzato questa serie di letture. Siamo stati da Pavia a Palermo, oggi a Tor Vergata a Roma, ed è molto importante comunicare, mettere in rete scienziati, comunicare con i pazienti, e direi che è stata un'esperienza senz'altro positiva. Nel mondo scientifico come accoglie le sue teorie? Ci sono ormai più di 30 centri che si sono messi in rete, parte di questa federazione di centri. Abbiamo creato la Cure Alliance, l'alleanza per la cura. Ci sono in Italia già 5 centri che lavorano con noi su queste tecnologie, da Roma, Milano, Palermo e Bologna. Ecco, apposta. Professore, non le piacerebbe ritornare da noi, in Italia? Ma di fatto sono già spesso in Italia. Ormai abbiamo sviluppato queste piattaforme di telescienza, per cui siamo in comunicazione come se non esistessero più barriere geografiche. La mia fidanzata è di Roma, Cure Alliance è qui a Roma come sede, per cui sono spesso almeno una volta al mese. E poi a Miami ci sono tanti ristoranti italiani, diciamo. Sono molti ristoranti italiani, molti italiani che vengono a trovarci lì. In pratica
non c'è più differenza dove uno c'è anche vive. Luca Giurato che fa sempre me. Sì, ecco, va bene. Comunque noi le auguriamo davvero di ritornare anche stando là. Via. Grazie. Grazie professore, buon lavoro. Ricordi per essere stato con noi e tra poco che cosa vedrete? Ad Uno Mattina. Allora. Questa sera prenderà il via il nuovo programma di Rai 1, Eroi di tutti i giorni. Ne stiamo vedendo le immagini in onda alle 21.10, condotto da Paola Perego, e verrà proprio lei tra poco qui in studio con noi e a raccontarcelo, a parlare un po' con noi. Come sta incidendo la presenza di questo Papa straordinario argentino nel tessuto sociale del suo paese di origine, la terra da fine del mondo da cui proviene, come lui stesso ha definito l'Argentina? Siamo andati a Buenos Aires per capire come può cambiare l'elezione di un pontefice dell'America Latina, un paese che conta il 35% dei cattolici del mondo. Lo vedremo alle 9.35.